Ciao a tutti! Benvenuti a una nuovissima recensione della Matullis Production. Chiedo scusa, ero indaffarato a leggere un manga, per l'appunto. E quindi niente, prima della recensione, che ormai avete capito che è Cutie Honey, andiamo con la sigla del Crazy Otaku! Dai, dai! Bentornati! Allora, come ormai avete visto, faccio Cutie Honey, finalmente. Sì, non l'avevo mai annunciato, ma in realtà è così. No, comunque sì, faccio Cutie Honey, ovvero una delle opere più belle, non si può dire così, una delle opere di Gonagai, che io ammiro tantissimo, che infatti con Charles mi ha fatto anche il pazzo mondo di Gonagai, che magari vi manderò il link qui sotto. E sì, per l'appunto, e dovremmo fare anche altri insieme. E niente, la recensione che faccio oggi, ripeto, è Cutie Honey, però faccio partire la sigla dell'anime, che ricordo è del 73, non è mai arrivata in Italia. Sono riuscito a trovarla in subita grazie ai Sadameno fan sub. E niente, sigla, dati relativi, e poi ritorno per la trama e per i personaggi. Allora, a tra poco. E rieccomi. Allora, adesso partiamo con la trama dell'anime e dopo ci vediamo per i personaggi. Cutie Honey è un androide creata dal professor Kisaragi. Su di lei è stata investita una specie di tecnologia che le permette di creare alcuni oggetti dal nulla. La malvagia organizzazione Panzerclaw, guidata da un essere primordiale chiamato Panzerzore, dalla sua giovane discendente Sistar Jill, è tuttavia assolutamente interessata ad accaparrarsi di questa speciale tecnologia. Nel tentativo di saccheggiare il laboratorio, l'organizzazione finisce per uccidere il prof Kisaragi. Furiosa, Honey giura vendetta nei confronti dell'organizzazione che l'ha portato via il suo padre creatore. Inizialmente, Honey non è a conoscenza del fatto di essere un androide. Infatti, Honey viene accolta in casa dal gentile Danbei Ayami e dai suoi due figli, il giornalista Seiji e il giovane Junpei, fingendosi una normale ragazza di 16 anni per sfuggire alle grinfie di Sistar Jill, che oltretutto è letteralmente innamorata di Honey, giusto per la cronaca. Si iscrive presso la scuola femminile Sainte-Chapelle. La sua migliore amica di scuola è la graziosa Aki, chiamata Nat-chan Natsuko, che, come la maggior parte delle compagni di scuola, ha un debole per Ani. Bene, ora passiamo ai personaggi. Come prima, prendiamo l'eroina Cutie Honey, dove preciserò anche una cosa, ovvero le sue sei trasformazioni.
Voi guardate il video e le vedrete. Hane Kisaragi è una ragazza carina di 16 anni che scopre di essere un androide dopo che suo padre è stato ucciso. All'interno del suo corpo sinuoso c'è il dispositivo degli elementi dell'aria. Con esso lei può trasformarsi in qualsiasi persona che desidera. Honey lo usa per vendicarsi di Panzer Claw. Honey è una ragazza molto divertente e maliziosa, spesso sgattaiola fuori dalla scuola e fa tanti scherzi ai suoi insegnanti. Anche in battaglia ama giocare e prendere in giro i suoi nemici. Honey ha queste seguenti trasformazioni. Prima trasformazione, Cutie Honey. È una ragazza con la spada, principalmente con i capelli rossi o rosa, dipende dalle circostanze, e viene chiamata la guerriera dell'amore. Ovviamente lei come armi ha la Silver Floweret, ovvero il fioretto d'argento, e l'Honey Boomerang. Usa a volte anche gli stivali antigravità per l'appunto per non cadere o per seguire le, come si chiamano? Le mongolfiere di Panther Claw. L'Hurricane Honey, che è la seconda trasformazione. L'Hurricane Honey è una ragazza che ama andare in motocicletta, principalmente motocicletta, ma lei può utilizzare qualsiasi veicolo, dipende in che situazioni si trova. Può usare anche un aereo, può usare un sottomarino, può usare qualsiasi veicolo trasformandosi in Hurricane Honey. Misty Honey, la terza trasformazione, è una rock star con una voce molto dura e usa il suo microfono anche come arma. Idol Honey è semplicemente la hostess di un aereo. Infatti lo usa questa trasformazione soprattutto per spiare. Nancy Honey è la classica modella e usa il suo bastone, quello che aggiunge le sigarette, quello un po' a stile Crudelia Demon, come arma. Flash Honey è semplicemente una telecameraman che fa da supporto a Seiji di tanto in tanto. Poi abbiamo Seiji Ayami. Seiji Ayami è un giornalista ed è il primo a scoprire il segreto di Honey. Ovviamente lui aiuta Honey nella sua ricerca di vendetta. Il padre, come ho detto prima, è Danbei Ayami e ha un fratello minore, Junpei. Egli trova suo padre e suo fratello un po' troppo drammatici, nonostante il fatto che è molto idiota e anche molto stupido. Seiji viene considerato, anzi chiamato, come fidanzato di Honey. Danbei Ayami è il padre di Seiji e di Junpei, e lo zio di Naojiro. È abile con le arti marziali ed è abile anche come ninja. Diventa molto utile in battaglia. È molto di vecchia scuola e anche a volte un po' troppo drammatico. Danbei agisce come una figura parentale di Honey. Lui la raccoglie la piccola Honey dopo la distruzione della scuola Sainte-Chapelle e il personaggio si basa su Daemon Abarishi. E come su Daemon Abarishi è abbastanza pervertito. Guarda caso, Danbei è la stessa cosa. E passiamo ai cattivi, ovvero Panzer Zora. Panzer Zora è il capo della Panzer Claw, è la sorella maggiore di Sister Jill. Desidera possedere i tesori e i gioielli più rari del mondo. Il suo obiettivo principale è quello di ottenere il sistema fisso degli elementi dell'aria, quella che ha Annie nel suo corpo, e di sbarazzarsi di Cutie Honey. Ha un corpo molto grande, ma non come un pulcino grasso, e si dice che abbia origini nelle Amazzoni. Lei è l'unica a non sapere, di non sapere niente di lei. È l'unico personaggio. E per finire, Sister Jill. Sister Jill è il capo del ramo giapponese dell'artiglio di Panther Claw, per l'appunto Panther Claw, l'artiglio di Pantera. È la sorella minore di Zora. È molto avida e spietata come la sorella maggiore. È lei che ha ucciso Aki Natsuko, la migliore amica di Honey, e ha distrutto la Sainte-Chapelle, la scuola. Ovviamente Jill ha una paura fottuta di Zora e quindi non la vuole mai sconvolgerla. Bene,
Ora passo a qualche piccola curiosità, ovvero, come ho detto all'inizio del video, questa serie TV che io vi ho fatto la recensione non è mai arrivata in Italia, ok? Quindi reperirla è molto complicato reperirla. Cioè, ok, adesso grazie ai Sadameno Fansub che l'hanno subata, ma vi giuro, fino a l'anno scorso, più o meno, era impossibile da trovare. Poi nel 2016, scusatemi, nel 2016, ok, hanno fatto anche il manga di Cutie Honey, che è questo qui, che è il riassunto della serie TV fatta meglio, ovviamente. Disegnato dal maestro Gonagai, hanno fatto 5 serie di Cutie Honey. Nel 73 hanno fatto Cutie Honey, questa qui. Nel 94 hanno fatto Shin Cutie Honey, che dovrebbe essere il continuo della serie TV. Nel 2007 hanno fatto Re Cutie Honey, che sono degli OAV che, ripeto, riassumono la prima riassumono la serie TV con qualche personaggio aggiuntivo che non compare nella serie TV originale e neanche sul manga. Hanno fatto Cutie Honey Flash o Cutie Honey F, che purtroppo quella non si trova neanche in subita, non si trova niente. E poi l'anno scorso è uscito Cutie Honey Universe, che è per festeggiare il 50° anniversario della Dynamic, casa distributrice fondatrice da Gonagai, la Dynamic Production, che siccome hanno fatto Devilman Crybaby, hanno fatto Mazinger Z Infinity, che magari anche, non so, magari ci capiterà di fare una recensione, e per l'appunto hanno fatto anche Cutie Honey Universe. Quindi, cosa c'è da dire? Io vi saluto, recuperate l'opera di Cutie Honey perché è veramente, veramente, e ripeto, veramente fantastica. Se vi piace l'ecchi, è perfetta. E niente, ci vediamo a un prossimo video che forse, molto probabilmente, sarà Prison School, dove non metterò le sigle per motivi X, chiamiamoli così. No, per vari motivi di copyright non metto la sigla. Però comunque sì, avremo Prison School, forse come prossimo video. E niente, cosa vi dico? Io vi saluto tutti. Ciao dalla Matullis Production. Ci vediamo alla prossima. E sigla finale. E ciao! までも泣ける。